Il processo per arrivare a questo PDL 90 è stato davvero vergognoso. Questo perché? Perché in effetti le diverse forze politiche avevano presentato il loro progetto di legge sullo stesso tema, sullo stesso argomento, quindi identici, con ovviamente contenuti differenti, di cui abbiamo chiesto più volte al relatore il combinato. Non sono sicura di aver compreso bene la proposta di Capelli, me ne scuso, nel senso che più volte ha citato il fatto che il progetto di legge del Movimento 5 Stelle è quello che più si avvicina a questi due emendamenti. In realtà, per una lettura velocissima che ho adesso e più avanti, io non vedo praticamente quello che è il cuore del nostro progetto di legge, io non lo vedo qui. Per quello che non capisco in che termini dice stiamo andando avanti come se fosse quasi un combinato. Commissione sanitaria, la parte della commissione valutativa, il fatto di non avere carichi pendenti, direttori generali. Perché da lì, da un'analisi anche del combinato, forse avremmo potuto anche lavorare maggiormente sui contenuti. Invece per diverse settimane c'è stata una sospensione, uno stop dei lavori, di cui non si sapeva il motivo, non si è toccato più il tema e nel momento in cui il tema è tornato sul tavolo dei lavori, è tornato con un'urgenza incredibile. Stravolgere questo tipo di lavoro, quindi bypassare tutta la fase del compare e dell'abbinato, presentando un testo unico ex novo, a distanza di un mese dall'assegnazione dei progetti di legge, vanifica totalmente il lavoro effettuato in precedenza da questa commissione, quindi non è un metodo che noi possiamo accettare. Semmai anche uno scontro sul continuare a chiedere il perché si stava adottando quel particolare processo. Molto confuso, complicato, direi volutamente complicato, per evitare di entrare nei contenuti. Volevo ribadire che comunque non è questo il modo di lavorare, se poi a tutti va bene lavorare facendo le cose all'ultimo momento quando c'era il tempo di farle prima, noi non condividiamo questo modo di lavorare perché lo riteniamo poco corretto e poco rispettoso. È assolutamente ampiamente a termini di regolamento. Sì, ma mi scusi, perché per un mese non abbiamo fatto niente? Per un mese? Infatti io credevo che c'era tutto un accordo. Perché per un mese non facciamo niente e poi tutto diventa? No, non c'è tutto un accordo. E questo è il problema. Perché il tema è un tema delicato. Le nomine politiche sappiamo che cosa hanno generato. E quindi doveva essere davvero un momento in cui senza ideologie, senza opposizione, non nei contenuti, si potesse lavorare per dare ai cittadini un segnale di rivoluzione, un segnale di discontinuità e di rinnovo profondo rispetto a questo tema così delicato e che ha sollevato tanti scandali. Non si è usato davvero nulla, tant'è che oggi noi proponiamo le nostre integrazioni e che osano un po' di più. Ma la complessità del processo che ci ha portato oggi al PDL 90 fa sì che anche come opposizione diventasse difficile riproporre in toto delle modifiche, proposte davvero alternative che potessero essere accolte, perché non c'è stato il confronto. E quindi io già mi immagino che ci sarà una chiusura da parte del centrodestra, perché o si ragionava a priori sui singoli contenuti, spiegandoli, discutendoli, lavorandoci in commissione, e quindi sperando in una condivisione e anche una mediazione sugli argomenti, oppure se c'è stato solo il tentativo di rendere complesso il processo senza entrare nei contenuti, noi ci ritroviamo oggi a fare degli emendamenti che sono davvero una sostituzione di singoli articoli con altri nostri articoli, ma che immagino che sia impossibile che vengano accettati, perché davvero danno una linea politica completamente diversa, che non può essere, immagino, da voi accettata con questo processo. Preferisco magari fare un'illustrazione che un po' racchiude tutti gli emendamenti, potete farvi uno per uno. I nostri emendamenti vanno nell'ottica di spostare l'attenzione rispetto all'eccessivo potere che oggi emana la giunta regionale e alle nomine che effettivamente sono poi mere nomine politiche. Quello su cui noi abbiamo lavorato sono stati alcuni, come dire, punti fermi rispetto a quello che è il decreto Balduzzi. Innanzitutto i mandati.
L'incarico dei direttori generali deve limitarsi a due mandati e deve limitarsi proprio per il concetto anche di trasparenza e di alternanza e di valorizzazione delle competenze e del merito. Non vogliamo cadere nella tentazione un po' del centrodestra di chiuderci a riccio pensando che le migliori competenze siano lombarde, perché laddove le competenze ci siano anche in altre regioni non vediamo dove sia il problema nell'andare a raccoglierle e quindi chiediamo appunto che anche l'elenco degli idonei possa attingere anche da altre regioni. L'età, ovviamente, l'età dei direttori generali, che deve essere non oltre 65 anni, ma non solo nell'inserimento dell'elenco idoneo, ma anche nel momento dell'attribuzione dell'incarico. E il grosso avviene nella commissione valutativa. La commissione valutativa, a nostro avviso, deve spostare quel grosso potere che oggi è in mano solo alla Giunta e deve trasferirlo in capo al Consiglio regionale e anche alla commissione competente in materia sanità. La commissione valutativa infatti deve essere costituita da esperti nominati dal Consiglio regionale. I commissari di questa commissione non possono essere assessori, consiglieri o dipendenti di Regione Lombardia. I componenti, come dire, da nostro cavallo di battaglia, devono avere una serie di caratteristiche che raccontano qual è la loro fedina penale pudita, ma non avere anche condanne, anche se non ancora in via definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico e per delitti di cui è l'articolo 416 del codice penale. I lavori della selezione della commissione valutativa devono essere svolti in determinati modi, quindi trasparenti, convocando anche gli interessati, quindi facendo un lavoro davvero di selezione di chi sarà poi idoneo a ricoprire l'incarico di direttore generale al fine di garantire il merito. E cosa non di poco conto, bisogna anche rispondere ai non inclusi, motivando effettivamente questa esclusione, cosa che oggi non avviene, denotando comunque un atteggiamento di non chiarezza, di non trasparenza del processo. E anche il direttore generale, al pari del direttore amministrativo, sanitario e sociale, devono riferire alla commissione di competenza sanità e quindi in merito al loro programma devono venire in commissione sanità e raccontare quello che è il loro programma. Oggi c'è uno scollamento tra la commissione sanità, il consiglio e quelli che sono i direttori generali. Non c'è un canale aperto di dialogo, noi vogliamo che ci sia almeno questo dialogo e questo scambio reciproco tra istituzioni che non devono essere intese solo come la giunta regionale. Salva poi l'applicazione delle norme statali e delle norme regionali, vorremmo che i direttori generali potessero aderire anche ad altre associazioni, ma esclusivamente a titolo gratuito e con il principio di esclusività. Quindi un direttore generale all'interno di aziende ospedaliere e ASL lombarde, con la loro complessità, devono avere davvero l'esclusività nel loro operato in maniera totale. Non ci devono essere parenti entro il quarto grado di consiglieri, assessori per i nominati a direttori generali. Anche le loro stesse valutazioni periodiche devono essere relazionate alla Commissione Sanità, proprio per quello che dicevo prima, per mantenere aperto questo canale comunicativo e iniziare a togliere quel potere centrato solo sulla Giunta e invece riaprire un canale di dialogo con un Consiglio regionale che è composto quindi non solo dalla maggioranza ma anche dalla minoranza. Perché in effetti quello che avviene oggi è che ci sia una sorta di affiliazione, e volutamente usiamo questo termine, un'affiliazione che è un po' l'antitesi del merito e della meritocrazia. Grazie. Grazie Presidente. Solo per dire che questo emendamento chiede che l'elenco degli idonei sia anche quello delle altre regioni, proprio per quanto dicevamo già in inizio, vale a dire se bisogna valutare quello che è il merito, se esistono dei direttori generali competenti in altre regioni, ci sembra una chiusura anacronistica quello di limitarci all'elenco lombardo.
Con questo emendamento chiediamo di abrogare la frase da un'apposita commissione costituita con deliberazione della Giunta, perché poi con l'emendamento successivo spieghiamo invece esattamente come pensiamo debba essere istituita la commissione. E approfitto per rispondere all'assessore Mantovani, per cui quello che noi pensiamo non è che il Consiglio regionale deve stilare l'elenco idoneo, è una commissione valutativa di esperti che comunque non è mera politica. Grazie. Grazie. Con questo emendamento risottolineiamo ancora una volta l'importanza della commissione valutativa, perché dopo il periodo selezione effettuata è necessario aggiungere le parole dalla commissione valutativa, di cui poi al comma successivo in cui spieghiamo i dettagli della commissione. Grazie. Con questo emendamento chiediamo di abrogare il periodo da tre esperti indicati in prevalenza da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, perché successivamente introdurremo invece altre logiche legate all'istituzione scientifica che sia realmente indipendente. Con questo emendamento aggiungiamo... Aggiungiamo il fatto che l'elenco regionale degli idonei debba essere aggiornato almeno ogni 2 anni, che tra l'altro è una richiesta fatta dal decreto legislativo stesso, che non era stata recepita come pensavamo e quindi l'abbiamo voluta ribadire. Prego. Allora, a questo emendamento chiediamo che venga abrogata la frase ai soli fini dell'inserimento nell'elenco è necessario non aver compiuto 65 anni, mentre invece noi crediamo che non sia solo ai fini dell'inserimento nell'elenco, ma nel momento dell'attribuzione dell'incarico è meglio non superare 65 anni. Sì, noi chiediamo di emendare l'emendamento 8, scusate il giro di parole, abrogando il pensiero che riguarda l'adeguata esperienza in posizione dirigenziale ed eccetera, perché poi lo chiediamo successivamente, lo riscriviamo in maniera simile ma comunque con delle differenze, dove scriviamo: per l'inserimento in tale elenco occorre essere in possesso di adeguata esperienza dirigenziale. Silenzio, per favore. Almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Grazie Presidente. Questo emendamento è un po' il cuore di quello che proponiamo noi, questo è quello successivo, perché aggiungiamo tutto un articolato che vorrei appunto leggere e spiegare. Allora, a nostro punto di vista, i direttori generali nominati sono tenuti a produrre entro 18 mesi dalla nomina il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità. Non sto qui ad elencare quanto già diceva prima la collega, perché questa parte di formazione era stata eliminata e noi la vogliamo ripristinare. Non solo, la Regione deve assicurare, mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e al curricula. Quindi questo deve avvenire in trasparenza nei siti. I direttori generali nominati entro 45 giorni dalla nomina riferiscono alla commissione consigliare competente in materia sanità, la terza, in merito al loro programma gestionale, come dicevo in inizio, per avere questo canale comunque comunicativo con chi è all'interno della commissione. Salva l'applicazione delle norme statali e regionali in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, i direttori generali possono aderire ad associazioni professionali e a partecipare a commissioni regionali o ministeriali esclusivamente a titolo gratuito e con modalità compatibili col principio di esclusività dell'incarico, perché come dicevo prima ovviamente è un incarico che ne richiede l'esclusività. Ai direttori generali si applicano le disposizioni relative alle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi, di cui gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale numero 25. Queste sono le norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Non possono poi ricoprire l'incarico di direttore generale i parenti entro il quarto grado dei consiglieri regionali, dei componenti della giunta regionale, anche dei sottosegretari. I direttori generali non devono trovarsi, e questo è fondamentale, in alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 3,11 del decreto legislativo 502, che le elenca in maniera precisa. Non solo,
anche dell'articolo 7 del decreto legislativo 235, anche qua evito di leggere, sono parecchie. Non solo, non deve aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico. Non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i delitti di quegli articoli 416 e seguenti del Codice Penale. I direttori generali devono poi essere a conoscenza delle cause di compatibilità previste dall'articolo 3,9, sempre del decreto 502. Le valutazioni periodiche dei direttori generali devono essere relazionate alla Commissione Sanità, quindi alla Commissione Terza. Il trattamento economico fisso del direttore generale annuo, come anticipava già la mia collega Macchi prima, deve essere determinato con norma indicata nella legge finanziaria e deve avere una percentuale non superiore al 20% collegata al raggiungimento degli obiettivi. Grazie. Allora, questo articolo invece parla della commissione valutativa. È costituita senza onere a carico della finanza pubblica da esperti nominati dal Consiglio regionale, tra quelli indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti. Dura 3 anni, contiene entrambi i generi e sono riconfermabili solo una sola volta. Gli assessori, i consiglieri e i dipendenti di Regione Lombardia non possono far parte della commissione. Ai componenti della Commissione valgono tutte le regole che dicevo prima del decreto legislativo 502, del 235 e dell'articolo 416 del Codice Penale relativo alle condanne, quindi non sto a ripetermi. Provvede quindi alla selezione dei candidati con delle modalità specifiche, anche contattando e facendo colloqui esattamente al pari di come si fa nel privato con delle interviste. E ove lo ritenga necessario, quindi fa ulteriori approfondimenti. A conclusione dell'attività, la commissione valutativa predispone l'elenco e ai candidati esclusi dall'elenco per inammissibilità o anche per altre motivazioni deve essere data comunicazione scritta in merito con debita motivazione dell'esclusione. In questo emendamento si parla del commissario in caso di sospensione cautelare. E noi chiediamo che anche in questo caso il commissario venga pescato dall'elenco regionale degli idonei, anche eventualmente da quello di altre regioni, per la stessa logica ovviamente. Per ribadire e rispondere anche al consigliere Bruni, in effetti dicendo che questa nostra richiesta era volta proprio nell'ottica di quello che diceva Bruni, tanto che se verrà bocciato l'emendamento 16 appoggeremo l'emendamento 26 successivo. Anche qui, come prima, siccome sono tutti blocchi che comprendono diversi argomenti, non possiamo nemmeno, come dire, approvare qualcosa che arriva dall'altra opposizione e dobbiamo rifiutare in toto e proporre qualcosa di nostro. In questo caso, per il direttore sanitario amministrativo, facciamo l'elenco delle competenze richieste, richiediamo ancora una volta tutte quelle clausole del decreto legislativo 502, 235 per le condanne, anche qui fondamentale. Anche qui rimettiamo il concetto del non aver superato i 2 mandati, del 65esimo anno d'età, eccetera. Grazie. Il consigliere Carcano. Prego. Grazie. Solo per ripetere che anche per i direttori sanitari, amministrativi e sociali sono fondamentali le richieste che abbiamo già richiesto per gli altri, per i direttori generali e per i componenti della commissione valutativa. E quindi rispetto dell'articolo 3,11 del decreto legislativo 502, del 235, le condanne penali ai sensi del 416. Quindi queste logiche non è stato possibile nemmeno dibatterle in commissione in maniera serena e sono invece fondamentali, perché ricordo a tutti i casi appunto che abbiamo potuto verificare in sanità e quindi erano necessari da far passare. Invece in questa maniera così confusa non vengono mai passati. Grazie. Grazie Presidente. Solo per ribadire il nostro voto contrario a questo progetto di legge, sia nelle modalità che nei contenuti, per quanto è successo per il processo che a nostro avviso è stato eccessivamente rapido e non ha consentito ad un confronto. Ed evidentemente, nonostante il relatore continui a sostenere che non è stato un processo, un percorso rapido e complesso, e volutamente anzi complicato, faccio notare che a nostro avviso questa rapidità la si può notare anche dal fatto che la stessa relazione non contiene ciò che la Corte dei Conti
suggeriva in agosto, nell'agosto del 2013, perché la Corte dei Conti suggerisce, anzi chiede, che ogni progetto di legge nella propria relazione contenga riferimenti alle norme finanziarie. Questo progetto di legge nella sua relazione non lo contiene, evidentemente la fretta ha preso mano anche agli stessi scrittori di questo progetto di legge e quindi a ribadire il fatto che non è stato il modo corretto per condurre e gestire un tema così delicato.